è il bello e il brutto del calcio, tante le volte. Per chi la vince è bello, per chi la perde è molto brutto. Perché è una partita che per tre quarti di gara, se non di più, hai stradominato, hai avuto in più di un'occasione la possibilità di chiuderla definitivamente, di andare sul 3-0, poi ti ritrovi nel giro di due minuti in parità. E nonostante poi dopo alla fine non ci siano state, dopo il 2-2, grandi occasioni da gol, anzi è stata credo una per parte, alla fine è arrivata la beffa partita finita. Questo è soprattutto a livello sì di classifica, chiaro, però insomma a livello psicologico è un contraccolpo grosso, perché per quello che hai fatto vedere quest'Arezzo non è certo inferiore a quello che ha fatto vedere la Cremonese. Sta di fatto che loro si portano a casa i tre punti, noi no, e quindi vuol dire che qualcosa in più di noi o qualcosina in più di noi alla fine hanno. Però io dico che da questa partita i ragazzi devono avere la consapevolezza che non devono uscire a testa alta, ma con la consapevolezza che dobbiamo sempre lavorare per ottimizzare al meglio per tutto l'arco della gara quello che facciamo durante la settimana, perché altrimenti rischiamo di buttare all'aria, come ci è già successo in passato, partite che domini e che purtroppo non riesci a portare a casa risultato pieno o addirittura oggi neanche un punto. Questo rammarico grande è questo. C'è un errore, qualcosa che viene rimproverato, non so, nel finale qualcosa che ha determinato la rimonta della Cremonese? L'ho detto prima. Gli errori possono essere partiti a monte quando non hai chiuso la gara e non sei andato sul 3-0, non avendo concesso neanche un tiro in porta alla Cremonese fino a quel momento. Poi ci sono delle situazioni dove quando ti porti giocatori forti, strutturati, esperti, basso negli ultimi 16 metri, è normale che qualcosa possano sempre trovare. Noi da quel punto di vista lì, nel secondo tempo, non siamo stati bravi come nel primo, nella parte finale, a liberare e pulire l'area di rigore. Nel primo tempo l'abbiamo tenuta quasi sempre libera, nel secondo tempo lo abbiamo fatto meno e questo l'abbiamo pagato oltre ogni nostro demerito. Ecco. Viste sul 2-2, in quel momento lì non andava congelata la partita, invece la squadra ha continuato a giocare, rischiando di segnare, ma ha preso il gol. Forse in quei momenti lì, mancando così poco, non vale la pena portare a casa il pareggio. Ma tu quando sei 2-2 in una condizione psicologica dove l'avversario ti rimonta, cosa fai? Ti tieni basso al limite dell'area di rigore e stai lì quando hanno trovato due gol su due situazioni, oppure cerchi di allentare la pressione? Ma non lo puoi fare con un giro palla basso, non lo puoi fare con un retropassaggio a portiere, devi avere la capacità di farlo un pochettino più alto. Io dico che non è stato per quello lì, perché se andiamo a vedere quando abbiamo subito gol, non abbiamo mica subito gol in contropiede, abbiamo subito gol con tutta la squadra schierata, quindi l'analisi. Nell'ultimo quarto d'ora è stato concesso troppo sugli esterni al Cremonese, mentre nel primo tempo i palloni erano alti, prevedibili, comunque la difesa era impiazzata, nel secondo tempo i gol sono nati dai palloni partiti agli esterni. È stato quello un po' l'ultimo quarto d'ora che ha cambiato quel tipo di modo di attaccare la Cremonese, o di spazi concessi alla Cremonese. Ma la Cremonese non ha cambiato modo di attaccare, perché è sempre rimasta 4-3-3. È rimasta 4-3-3, 4-3-1-2 prima, poi già dall'inizio secondo tempo è rimasta 4-3-3, è arrivata a mettere qualche pallone in più dall'esterno per la qualità nell'uno contro uno di Maiorino,
da una parte e una volta che è salito, salviato dall'altra. Tra l'altro ha messo un cross anche di sinistro, non ha neanche messo di destro, cioè tra l'altro nel Maschangelo era anche andato a coprire il piede forte, è rientrato, l'ha crossata, ma non è stato dentro. Purtroppo in queste situazioni noi, dove regaliamo un po' di centimetri quando siamo bassi e schiacciati nella nostra di rigore, qualcosa concediamo, ma ripeto, pensare di non concedere per tutta la partita come abbiamo fatto per 75 minuti neanche un tiro in porta alla Cremonese, credo che possa essere difficile da immaginare. Il rammarico è che nel momento in cui gli concedi 15 minuti ti fanno 3 gol. Questo è il grande rammarico. Muscardelli poteva portare a casa il pallone, no? Se l'avesse portato a casa, probabilmente avrebbe portato a casa anche 3 punti. Sì.